Ciao a tutti dalla vostra amica. Allora, questo è un video tag. Dai. Allora, quanto sei nerd, Nika? No, Nika l'ho aggiunto io perché appunto il video lo faccio io. Però il titolo è quanto sei nerd. Non so chi l'ha ideato, mi dispiace. Ahimè, non lo so. Allora, sono la bellezza di 15 domande, 14, la quindicesima, e tagga chi vuoi. Allora, prima domanda. A che età hai iniziato a usare il PC? Mai. No, vabbè, tardi. Adesso la Nika c'ha 37 anni. Forse la mia prima volta che ho usato il PC 2 anni fa. Ma ho usato, non è che... Adesso per dire non lo uso già più, uso sempre il tablet. Perciò tardi. 2. Allora, quando hai iniziato a navigare sul web? Perché quando ho iniziato il mio percorso di YouTube ho iniziato appunto ad andare sempre a vedere le cose che mi interessano. Perciò 3 anni fa. Perché? Perché la Nika arriva sempre tardi nelle cose, arriva sempre dopo. Però vabbè, meglio tardi che mai. Comunque questa cosa mi ha portato ad arrivare qua a fare i video per voi. Poi 3. Quante ore online passi al giorno? Dipende. Cioè, io vi parlo di tablet, lo accendo, guardo i vostri video, ma ore, 2-3 ore al giorno, penso. Perché la sera poi mi metto lì, poi ogni tanto la mattina, quando ho un po' di tempettino libero, guardo se c'è qualche commento da rispondere, qualche video caricato da voi che mi arriva la notifica da guardare. Ma sì, penso 2-3 ore, credo, nella giornata. Poi, 4. Quale dispositivo console preferisci per giocare? Allora, io con l'Xbox non mi piace, ma il controller dell'Xbox mi fa provare mio figlio Jason ogni tanto. Cioè, io gioco tanto la Wii, mi piace la Wii. Poi, aspettate che mi sono persa, era la quarta, la quinta. Quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Super Mario, poi tutti quelli della Lego abbiamo giocato, io e Sharon, anche con Jason, perché lui più che altro gli piace l'Xbox, gioca GTA, ma io e Sharon con la Wii, le femmine, non so come mai, la Wii, più tanto da femmina forse, l'Xbox da più... Vabbè, adesso da Super Mario, poi i Lego, tutti quelli di Lego di Batman, di Harry Potter, il Lego di Jack Sparrow, lì dei Pirati dei Caraibi, tutti i Lego ce li siamo sparati, insomma, perché ci piace quel gioco lì a Wii del Lego, troppo bello. E poi vabbè, anche Super Mario, cioè, stupendo, spettacolare. Domanda 6. Che anime o cartoni animati preferisci o preferivi? Pollon combina, guai. Poi il cartone di Kiss Milicia, i Puffi. Sì, sono tanti, tutti quelli di una volta praticamente. Poi 7. Guardi ancora cartoni ogni tanto quando c'è qualcosa che i miei figli guardano? Beh, adesso guardano più che altro i telefilm loro, quelli di Su Super. Però capita ogni tanto che va su quel cartone, allora sì, lo guardo. Però perché è su, sono lì e mi tocca, perché se giro... Allora mi tocca guardarlo, ma cosa posso dire? Vabbè, c'era poco tempo fa, guardavo Doraemon insieme a Jason, perché vabbè, quello lo guardavo anche io da piccola, ecco un altro che lo guardavo io. Allora, vabbè, capita, sì, non c'è niente di male, anzi, sono belli i cartoni animati. E poi, 8. Come giudichi la gente che fa cosplay e partecipa a convention? Giudicare, perché giudicarle? Cioè, ognuno nella sua vita fa quello che vuole, ma ci mancherebbe, se vogliono partecipare a queste cose, non ci mancherebbe altro, venga per loro. Poi 9. Ti piace leggere manga e fumetti? Ma in manga sinceramente non ne abbiamo neanche uno, non ho mai neanche letto uno, devo essere sincera, per carità, so come sono fatti e tutto, però non fumetti. Vabbè, avevo Dylan Dog, Diabolik, che sono a fumetto, leggevo quelli una volta e basta, ma non è che mi piace, preferisco i libri normali. Poi 10 ognuno, cioè sui gusti, ci mancherebbe altro, niente togliere i fumetti perché sono bellissimi. E poi 10, che genere di libri ti appassionano di più? Horror e fantasy? Perché mi piace una cifra, avevo fatto vedere anche il video dei miei libri, tutta vampiri, zombie, lupi mannari, poi vabbè, fantasy ci abbiamo, Il Signore degli Anelli, insomma tutti quel genere lì. Poi vabbè, comunque vado anche all'horror, Stephen King,
quel genere praticamente. Poi, undicesima, quali sono le tue serie TV preferite? Allora, ultimamente, ahimè, dobbiamo aspettare ottobre-novembre perché penso che esca la settima stagione in quel periodo, che dovrebbe, il prossimo inverno praticamente, autunno-inverno, chi lo sa, The Walking Dead. Ultimamente noi abbiamo visto quella e mamma mia, è veramente spettacolare, bellissima. Io e Sharon, perché anche mia figlia, anche Jason, ce lo siamo sparato, è veramente troppo bella. Ultimamente abbiamo visto quella e mi piace quella, è proprio una delle serie preferite. Poi adesso con Infinity sto guardando la serie su Infinity, che ci sono su un punto anche le serie, è Grimm, che è spettacolare anche quella, è il mio genere di mostri lì strani, lupi, quelle cose lì, ma... E poi vabbè, The Vampire's Diaries, perché io adoro anche quella, cioè le mie serie preferite sono queste per adesso. Poi 12, qual è il tuo film preferito? Allora, a me, diciamo, mi piace molto Il Miglio Verde, perché leggendo i libri di Stephen King è stato uno dei primi libri che ho letto, e poi quando ho visto il film è veramente scioccante, bellissimo, perciò Il Miglio Verde è uno dei miei film preferiti. Poi c'è anche Dracula di Bram Stoker, che diciamo, è un po' più horror, e anche quello è uno dei miei film preferiti. Poi vabbè, c'è la saga di Twilight, perché è bellissimo, Twilight, Eclipse, tutti, Breaking Down, anche quello è spettacolare. Poi, 13esima, quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Allora, io ho un Samsung S3 e mi piace sì, tantissimo, guai. Ho imparato a usarlo, la neca, è guai che mi tocca il mio cellulare. Se mi si dovesse rompere, ahimè, che devo comprare un altro, devo imparare a usarne un altro. Non che sono proprio così imbranata, però... No, è bello, mi piace un casino, sì, sono soddisfatta. Poi, 14, cosa ti piace di più della tecnologia? Tecnologia, vabbè, ritorniamo alle domande di prima, su quanto riguarda le console da giocare a videogiochi, la Wii è bellissima, perché appunto puoi giocare a Super Mario, puoi giocare a tutti quei giochi che vi ho detto prima della Lego. Poi, per quanto riguarda il PC, non è che lo uso molto, diciamo che mi piace il tablet, perché sono sempre col mio tablet, sempre tutto sempre così a guardare i video, tutte le cose, e quello mi piace di più, la tecnologia. Che poi scusatemi, ma un'altra cosa che sta avanzando molto la tecnologia e che mi piace è la stampante 3D, che sapete che noi l'abbiamo acquistata e fa delle cose spettacolari. E il bello della tecnologia è che non si ferma mai, ecco cosa penso di quello. Ho avuto la prova da mio marito con la stampante appunto in 3D, che è una cosa impressionante. Poi vabbè, tecnologia, se non ci fosse, cosa fai? Non fai più niente, non faresti video, non mi vedreste neanche. La tecnologia è ormai è il futuro è quello. Poi 15esima, tagga chi vuoi. Allora, Paola Stai, le mie solite, Sorellina, poi Neilar Franci, Fedric03, e chi mi segue, che lo sa, che magari non vi ho nominato, fatelo, siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe, anzi, lo guarderò con molto piacere. Un bacione da Bassanica, al prossimo, ciao!